In provincia dell'Aquila c'è una piccola realtà teatrale con una rassegna molto interessante. Si chiama Arti e Spettacolo. Ha sede a San Demetrio Nevestini, ma è un polo culturale per l'intero territorio, aperto a tutti, dai bambini agli anziani. Siamo andati a conoscerla per approfondire il legame tra il teatro e questo territorio. Siamo posti l'obiettivo di lavorare su una porzione di territorio. Il territorio che ci ha sempre interessato in questi ultimi anni è la Mediavalle Subequana, è un territorio di circa 14 comuni con pochissimi abitanti, perché chiaramente sono luoghi abbandonati, e abbiamo lavorato molto anche sulla memoria di questi luoghi, di quelli che erano i mestieri, le attività, le funzioni economiche e le funzioni sociali che esistevano in queste piccole comunità. Tutto questo si è disperso nel tempo, bisogna attraverso, come dire, la cultura, che non vuol dire il teatro, non vuol dire nulla, ma vuol dire anche tutta una serie di sensibilità che vengono, come dire, coltivate da parte degli operatori culturali e che possano riprendere vita per costruire una nuova identità. Noi dobbiamo capire dove siamo e in qualche modo da dove venivamo e soprattutto dobbiamo capire come trattenere questi ragazzi perché possano costruire il loro futuro in questi luoghi, che sono luoghi molto ricchi, pur essendo ad una prima lettura disastrati, in realtà contengono ancora grandi opportunità. Bisogna che questi giovani le comprendano, bisogna aiutare la politica, le istituzioni dovrebbero aiutarli a restare, perché i migliori stanno andando via e spesso rimangono quelli che, come dire, si disperdono in frustrazioni varie. E invece noi dovremmo tutti insieme, istituzioni, operatori, anche coloro che esercitano attività economiche, costruire qualcosa di affascinante per questi ragazzi e stimolarli affinché creino le loro imprese. Che tipo di teatro fate e quanto è legato al territorio? Ma noi intanto lavoriamo sulla contemporaneità, i nostri autori e le nostre messe in scena appartengono ai nostri tempi, per cui non facciamo, come dire, rielaborazioni storiche o cose del genere. E noi siamo aperti tutto il giorno, non solo per fare gli spettacoli, ma per portare avanti tutta una serie di attività, sia con i ragazzini, con gli anziani, c'è una biblioteca. Non come uno spazio chiuso dove solo andare, vedere uno spettacolo e tornare, ma assolutamente, qualcosa. Quella, per assurdo, mi verrebbe da dire che è marginale rispetto al resto. È l'appuntamento che ci dà la possibilità di stabilire nuove relazioni. Per cui noi dopo gli spettacoli stiamo insieme agli spettatori, gli artisti parlano. Ci sono spettatori che si iscrivono con gli artisti, che li aspettano. Di alcuni artisti abbiamo messo in scena tutti gli spettacli, ne cito uno per tutti, Cesar V, negli ultimi 30 anni penso che abbiamo messo in scena sempre tutti i suoi spettacoli e lui continuamente viene anche se non deve fare lo spettacolo. Trattenere per ospitare le compagnie e gli attori il progetto di residenze teatrali. Cosa manca per definire questo progetto? Ma lì, come dire, ci siamo scontrati con la realtà istituzionale, dove mi è sembrato strano che dopo tanti anni che noi facciamo questa attività ci hanno escluso, finalmente la Regione ha fatto propria una legge dello Stato e hanno istituito finalmente un bando per immettere delle risorse pubbliche in questo tipo di attività. Noi abbiamo partecipato e nonostante di residenze, noi, come dire, abbiamo una storia lunghissima, abbiamo aperto persino, oltre alle residenze qui con questo teatro, a Corfinio abbiamo avuto per tanti anni una sede con 22 posti letto, cucine, tre sale lavoro, dove è passato moltissimo del teatro contemporaneo. Per cui avevamo una lunga storia su questi argomenti e siamo stati esclusi dal bando. Devo dire che la cosa mi ha colpito perché in Abruzzo, a parte che ci conosciamo in tutta Italia, però in Abruzzo in particolare le realtà le conosciamo tutte. E a quel punto sono stato costretto per la prima volta in vita mia a fare un accesso agli atti
mi sono accorto che insomma erano degli atti abbastanza, come posso dire, ambigui, e ho fatto un ricorso al TAR. E per la prima volta mi sono dovuto inoltrare in queste storie, anche con spese legali, che per una piccola associazione è sempre un problema. Abbiamo vinto e la regione ha perso. La regione, non contenta, ha fatto un ricorso al Consiglio di Stato, che ha perso anche quello. Però non ci hanno reintegrati in questa graduatoria, invece che ci doveva immediatamente reintegrare. Abbiamo già fatto una diffida, abbiamo fatto una seconda diffida. C'è un silenzio tombale, non si capisce per quale motivo, ma a me stupisce molto che un'istituzione del genere, di fronte a delle sentenze, non ne prenda atto. Immagino che ci siano altri motivi, io a questo punto dovrò continuare. A Vedrò, beh sollecitare. sì, ma insomma, voglio dire, ci sono delle sentenze, hanno commesso degli errori sicuramente e devono porre rimedio, ma non possono pensare che uno poi si fermi o no, io oramai. Anche perché è un progetto importante per un territorio. Ma per me è una risorsa fondamentale, io trovo solo soldi attraverso i bandi, io non ho nessuna garanzia, non ho fondi fissi, non ho fondi da parte degli enti locali, non ho fondi regionali. Io ogni volta faccio una domanda, cerco di trovare dei soldi e vado avanti. E poi molto sono i soldi che noi investiamo, che sono i soldi che noi guadagniamo dentro alla nostra professione. Per cui siamo anche proprio degli azionisti del nostro lavoro. Per cui più di questo, non dico che ci dovete, non vogliamo ringraziamenti. Però quantomeno un minimo d'attenzione farebbe comodo.